Pac, Porta, Portese, Gustavo Tagliaferri, come li conosce lui? Gli LP nessuno, anzi nessuno, come dicono a Roma. Più o meno. Io non amo, diciamo, queste licenze romanesche, ma comunque. Pensa che noi... proprio io che sono romano, meno parlo il romanesco pur parlandolo, e forse meglio è, perché così imparo un idioma differente. Bene, bravo, ti esprimi bene. Fra l'altro prima hai anche... si parlava della banalità del male, tu hai detto Hannah Arendt, quindi non sei solamente una bestia che conosce solamente Lou Reed oppure David Bowie. Bravo. E a te interessa la musica, a me interessano le copertine, ciò che mostrano visivamente. Vai, partenza. Animals dei Pink Floyd. Il dirigibile con la faccia a maiale, successivamente riproposto da Waters stesso nel corso delle esibizioni in solo degli ultimi anni, e la ciminiera, che di recente, se non sbaglio, è stata anche demolita, su cui lo stesso dirigibile si sussegue. Questo è un disco molto particolare perché contiene tutte canzoni che hanno a che fare con la società del periodo e anche di oggi. Dogs, cani, basta, maiali, abbiamo capito, basta. Tommy, Opera Roach, dei V. Ma questa è l'immagine originale? Pete Townshend. Questo è un disco fenomenale. È un'opera rock, Tommy. Sì, ai tempi le opere rock si facevano abbastanza sentire, ma questa sicuramente è una delle maggiormente rilevanti. Va bene. Molti pensano sia invecchiata meno bene rispetto a Quadrofinia, però personalmente la apprezzo. Quadrofinia, me lo ricordo. C'era Carpenter. Esatto. Personaggio Sting. Gran regista. C'era Sting. Gira, gira, fai vedere. Un pugno che mano a mano si fa strada tra tutte le visioni che fuoriesco dalle perfetto, finestre. Uccelli, vai. Mica cazzi. Quanto ha potuto rompere il cazzo Ravi Shankar? Però questa posa con in sitar, pure un mio amico. Era fissato Andalo con Ravi Shankar. Carrega. Palermitano, suonava il sitar. Vabbè. Era fissato con Shankar e quindi lo imitava in pose di questo tipo. Non è che lo imitasse, ma insomma, anche lui suona forse ancora adesso il sitar. Bene. Io Shankar lo conoscevo con Peter Gabriel perché ci ha collaborato in Soul. Roy Orbison. La copertina con un uomo e la sua compagna che decidono quando trombare, diciamo, dinanzi a un tavolo variopinto, fosforescente, mentre un uomo li osserva. Orbison. Esatto, e infatti Orbison stesso. Qui la signora che aspetta tutta sola con i vinili di Orbison stesso, mentre le luci mano a mano la osservano da distanza. Via. Il secondo disco dei Killing Joke, una band che per quanto mi riguarda... Ma mai coperti, mai sentiti? Beh, come gruppo, per quello che riguarda l'evoluzione di un certo rock waveggiante, post-punkeggiante, questo non è affatto male come disco. È il secondo che hanno fatto, Classless Four. La solitudine di questa figura che guarda questo ambiente così cupo e pur invitante. E qui l'ambiente sotto un pezzo di visione sua. Via. Pezzi di giornali che introducono l'opera di Grant Hart, che se non sbaglio cantava negli Asker Duke. Che fa? La stampa estera, pare. Più o meno. Il SST Records. Sì, SST Records, che è la stessa etichetta che ha fatto uscire vari lavori proprio degli Asker Duke. Metti bene che ti spiego una cosa. Vedi questo effetto qui? Il baffo così? Sì. Come si chiama in dialetto palermitano? Un mazziature formicole. È bellissimo. Capito? Te lo devo spiegare meglio. Un mazziature formicole. Il passiatore, le formiche che passano, che sì, passeggiano. Carino questo, però. Perché non ci sono, sono appena accennati. Benissimo. Ma è carina come cosa. Questo, protezione animali? No, una foto ricordo made in Fleetwood Mac, Tusk. Il loro disco, uno tra i loro dischi di maggior rilievo dell'epoca pop. Rumors è quello che ha venduto di più. Qui poca roba, no, i crediti, affini e così okay. Via. Una Polaroid che introduce quello che è il primo disco dei miei amati Pet Shop Boys, electropop degli anni 80, tuttora presente e vivo, che lotta con noi, in questo Please, disco che personalmente ho sempre apprezzato molto. Niente, crediti niente. E basta.
una colonna sonora di un film che ho sempre apprezzato particolarmente. È proprio Dustin stile Hoffman. Colonna sonora questa. Un uomo da marciapiede con Dustin Hoffman, che ai tempi era bello fervido, tra questo il laureato, sì, cane di paglia e così via. Perfetto, stile colonna sonora. Esatto. Ah, questo è molto bello. Mondo Cane, musica di Rizzo Ortolani e Nino Oliviero. Mondo Cane è il film di Gualtiero Jacopetti, dove c'è scritto, e dove si vede fra l'altro Yves Klein che fa le sue antropometrie. Prego, prego, non c'è problema. L'artista francese del blu. E cosa accade a un certo punto? Accade che Yves Klein viene preso di fatto in giro da Jacopetti, è convinto che si tratti del suo Magnificat, invece quando va al Festival di Venezia ci rimane assai male, torna a casa e gli viene un inferno. Porco cane, appunto. Stanislao Nievo c'è anche, chiamato in causa. Voce di Stefano Sibaldi, che ai tempi come doppiatore era abbastanza in voga. Perfetto, per abbiamo finito? Più o meno sì. Abbiamo finito. Va bene. Che c'hai, il marsupio? Sì, avevo una sacca dove contenevo il materiale. Il primo fendi porta il marsupio. Purtroppo io avevo una sacca. Noi che non era un marsupio. Che proviamo il disprezzo per il marsupio. Io non avevo il marsupio originariamente. La prossima volta non ti metterai col marsupio, va bene? Ok, la prossima volta me lo tolgo proprio, così non faccio manco il video col marsupio. Vuoi prendere un altro disco, l'ultimo? Sì. Chi è? Il fantasma del parco scenico. Te lo pensavo prima, quando tu hai detto questo, Swan, che la faccia, la stampa della, la pressa del disco, del vinilo, lo ha deturpato per sempre, facendo diventare il fantasma del parco scenico. Facciamolo vedere. Winslow Leach si chiama in realtà il personaggio. Tiralo fuori dal profilattico, così lo Swan, mostriamo tutta la sua. Mentre Swan è il cattivo, il proprietario del paradiso. Gira. E Phoenix è la donna che Winslow Leach ama tantissimo. Gustavo Tagliaferri. Un abbraccio a tutti gli amigos di PAC, a tutti gli aficionados di sempre, da via Bargoni 62, vostro Gustavo Tagliaferri, porta portese. PAC.